è un progetto che nasce anche grazie all'aiuto della rete, che è fondamentale anche in questo tipo di operazioni. Sì, no, qui veramente diciamo che uno innanzitutto dal punto di vista metodologico, uno dei capisaldi dello humanistic management è quello di, che poi diventa in realtà uno humanistic minds, cioè un modo di leggere non solo le aziende ma in generale le imprese, la società, è quello di cercare di mettere insieme le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ci offrono questi contenitori fantastici, no? Parlavamo di Facebook per esempio, eccetera, con dei contenuti che si radicano invece nel patrimonio umanistico. Perché il problema è che purtroppo troppo spesso chi ha in mano questi giocattoli meravigliosi che sono le nuove tecnologie ha perso, diciamo, i contatti con la tradizione umanistica e con, diciamo, i contenuti disciplinari che sono qui per esempio rappresentati, la filosofia, la scrittura, la letteratura. La sociologia. E d'altra parte però bisogna anche ammettere che chi oggi ancora invece coltiva questi saperi troppo spesso è il luddista del nuovo millennio, no? Per cui vede queste cose, ma poi leggiamo su Repubblica, fuga da Facebook, quando abbiamo 1 milione di utenti che continuano, quindi veramente poi non si capisce bene. Allora cercare di mettere insieme le nuove tecnologie con i contenuti radicati nel patrimonio umanistico credo che sia una grande sfida. E del resto, se oggi in questa situazione di crisi globale totale gli unici che fanno soldi sono i signori di Google, è perché hanno capito che il business è lì, cioè cercare di riempire di contenuti, quindi in buona sostanza, di creare percorsi di senso, percorsi di significato utilizzando le nuove tecnologie, no? Ecco, se si riesce a mettere insieme queste due cose, probabilmente si fa fare veramente un advancement learning di un certo tipo. L'approccio metodologico che ho utilizzato, che abbiamo tutti insieme utilizzato in questi 2 anni di lavoro, è anche appunto metodologicamente ispirato a questa idea. Quindi io moltissime delle persone con cui ho lavorato, le ho conosciute qui oggi, ci siamo conosciuti, siamo visti in faccia oggi, però abbiamo lavorato per 2 anni, come con l'email, con il telefonino, con il web. Fra l'altro, una cosa, per esempio, parlando con gli amici di Ibridamenti, no? Che si occupano appunto di scrittura collettiva, eccetera, si sono un po' stupiti perché in pratica noi abbiamo creato una sorta di romanzo wiki, cioè una sorta di wiki romance, senza utilizzare una tecnologia wiki. Perché quello che mi interessa sottolineare è che quest'idea di creare, diciamo, dei percorsi di senso collettivi, che è tipico, diciamo, del modello Wikipedia, per capirci, non è necessariamente una tecnologia. Si può certo avvalere di supporto, ma è soprattutto un modello mentale, un modo di leggere, di interpretare e poi anche di interagire e di produrre anche prodotti culturali, spero di buon livello, mentre salutiamo Giulio Sapelli che ci ha raggiunto, è giustificatissimo perché ha appena finito di fare lezione alla Bicocca e lo ringraziamo per essere qui stasera. No, la Bicocca no, ho detto sbagliato, adesso mi scatto, Sapelli. Ecco, prima accennavi, facciamo un'ultima domanda poi prima di passare agli altri ospiti e relatori. Prima accennavi appunto agli studenti che per la maggior parte, studenti manager, che per la maggior parte se li parli di Milan Kundera pensano che sia una finale di Coppa dei Campioni. Ecco, a uno studente, come riassumeresti in 1 minuto e mezzo, in 2 minuti, la trama di questo romanzo? Sì, beh, diciamo che innanzitutto una trama, ci sono più trame, cioè ci sono percorsi diversi di senso, e tra l'altro in un orizzonte anche temporale che va da una, diciamo, preistoria mitologica a un futuro non meglio identificato. Comunque la sostanza, l'idea portante è stata quella di riprendere la struttura narrativa delle città invisibili di Italo Calvino, che è un libro che credo tutti quanti conoscono, sono andato per sentito dire. E partendo da una trasposizione, ricordate la struttura delle città invisibili, è tale per cui ci sono queste 55 città divise in 9 capitoli, ciascuno dei capitoli è aperto e chiuso da un breve dialogo fra Kublai Khan e Marco Polo. Marco Polo racconta a Kublai la natura di quelle città di cui lui ormai è troppo lontano, di cui ha perso completamente il contatto. E naturalmente le 55 città, cui sono 55 sogni, 55 metafore, 55 concetti, poi in realtà sono molti di più perché qui Calvino raggiunge veramente il massimo della densità di significato in ognuna di queste brevi descrizioni di città. Beh, allo stesso modo l'idea è stata, usando, diciamo, un'analogia, quindi utilizzando un processo analogico e non digitale, poi il tema del digitale ed analogico è uno dei temi infatti del libro, trasporre questi dialoghi in un dialogo tra un amministratore
amministratore delegato di una grande corporation e il suo direttore del personale. E già così, quasi senza cambiare una parola, si ha una descrizione perfetta di come oggi vive la grande corporation. Poi comunque l'idea è stata naturalmente di lavorarci narrativamente sopra ed affidare ciascuna delle 55 città a una coppia di personalità eccellenti in campi diversi, quindi l'architetto e il sociologo, la cantante e l'artista, eccetera. Questo chiedendo loro, ancora una volta lavorando per analogia, di tradurre le città invisibili in aziende invisibili, cioè di dar corpo a tutto quell'invisibile che determina in realtà il visibile che noi vediamo e tocchiamo, che sono i sogni, le relazioni, le paure, le angosce, le esperienze, le competenze. Tutto questo però in una trama più complessiva dove comunque abbiamo dei personaggi, abbiamo delle situazioni evolutive, per cui ogni episodio in qualche modo può essere letto ciascuno diciamo individualmente, ma formano in realtà un frame corale in cui si crea poi una vera e propria storia, un vero e proprio romanzo.